trovate sul canale. Sono tornata con un nuovo video, come potete vedere sarà un video haul, un fritto misto, perché abbiamo fatto alcuni acquistini, ho fatto alcuni acquistini in questo ultimo periodo e appunto voglio mostrarvi cosa ho acquistato. Come vedete sto filmando in una nuova postazione con un nuovo sfondo e quindi spero vi piaccia. Fatemi sapere con un pollice in su magari se vi piace. Intanto Manuel mi sta scrivendo, come sempre non può mancare in ogni mio video, e quindi nulla ragazze, parto a farvi vedere gli acquisti che ho fatto e mettetevi comode, vi dico solo questo. Allora, parto da Tezenis e la prima cosa che vi faccio vedere è questa collanina che appunto sto indossando, che deve essere, credo, della collezione di Rita Ora per Tezenis, che è appunto appena uscita, e ha, ve li faccio vedere, questi tre ciondolini. Mi piace un sacco, è veramente carinissima, è lunga, arriva fino a qui sotto la scollatura, e mi piace veramente un sacco. Allora, altro capo che vi voglio far vedere, e scusatemi se lo vedete un attimino stropicciato, ma lo sto appunto usando proprio adesso, cioè adesso lo sto usando per andare a letto, è questo pigiama meraviglioso che con queste luci non vedrete mai. Adesso mi avvicino a farvelo vedere. Allora, ha questi pantaloni bianchi che hanno appunto tutti questi dettagli stile tirolese sul beige, mentre la maglia, magari vi metterò uno zoom, la maglia che è appunto questa qua, ha questa scritta sotto, e appunto c'è scritto it's winter outside in Veneto, it's winter outside, quindi è inverno fuori, e ha questo mega cuore fatto a treccine come fosse un maglioncino di quelli appunto invernali. Ecco, spero riusciate a vedere qualcosina. Bene, altra maglia sempre Tezenis è questa qui con tutte queste paillette, è veramente qualcosa di meraviglioso, cioè io l'adoro. Unica pecca è, infatti adesso devo rilavarla perché ce l'avevo appunto su ieri, è che queste paillette meravigliose, ripeto, purtroppo qui sotto nella parte delle ascelle fanno un male assurdo, quindi va portata con una maglia a maniche corte o una maglia a maniche lunghe sotto, perché sennò veramente vi fa impazzire dal dolore, cioè vi irrita tutta la parte sotto l'ascella in sostanza. Però cioè, è qualcosa di meraviglioso assolutamente. Bene, altra maglia che appunto vedete nell'appennino perché era stesa ad asciugare è sempre questa di Tezenis, che mi piace un sacchissimo con tutte queste borchie quadrate qui. Unica pecca che non mi sono assolutamente accorta quando l'ho acquistata, che qui ci manca una borchia, solo che avevo già tolto il talloncino che c'è appunto attaccato e quindi non ho potuto andare a cambiarla, però mi piace lo stesso. Bene, altra maglia di Tezenis che ho acquistato un bel po' di tempo fa, infatti l'avrete visto in un vlog, è questa t-shirt con la Barbie e con sotto scritto let's take a selfie, è bellissima, cioè non potevo io non avere la maglia della Barbie? Assolutamente no. Altra maglia è questa qua, spero riusciate a vedere qualcosa, che ha tutta questa parte qui tipo trapuntata con il collo largo grigio e manica grigia con un polsino nero. Allora, questa felpa mi piace tantissimo per come è fatta, però ha una pecca orribile. Appena la mettete, dopo mezz'ora che ce l'avete addosso, iniziano a formarsi tutti questi peletti schifosi, questa lanugine. Io ho la macchinetta, continuo a passarla, ma a forza di passarla ho paura di bucarla, perché veramente ogni volta che la indossate crea tutti questi peluchetti bruttissimi, terribili. Ecco, peccato, è veramente un peccato perché la maglia è veramente carinissima. Allora,
Questa maglia ha una storia, nel senso sono andata a trovare la mia amica che appunto lavora da Tezenis e dovevano ancora esporla. Ne avevano una in un angolino, l'ho vista, ho detto no, ti prego, cioè questa deve essere mia assolutamente. Ed è questo maglioncino super mega bellissimo grigio che ha tutta questa decorazione qui sulle spalle e sul collo. E ha anche, se riuscite a vedere, delle pagliuzze. C'ha queste pietrine bellissime e deve tenere un caldo assurdo perché è veramente molto pesante, è bella lunga, è bella svasata, quindi non vi segna i fianchi, è bella, bella, bella da morire. Altro acquisto è questo mega camicione lunghissimo. Molto semplice, nero, che io utilizzo tantissimo quando mi devo vestire, insomma, nei giorni di festa, quando dobbiamo uscire in occasioni particolari, io utilizzo tantissimo questi cardigan. E questo è veramente lunghissimo perché arriva fin sotto al ginocchio e lo adoro. Bene, con Tezenis abbiamo quasi finito, vi faccio vedere due paia di pantaloni, sempre però appunto di Tezenis, e sono questi qua che hanno questa fascia elastica in vite in similpelle, hanno le taschine qui in grigio e sono un po', rimangono un po' larghe sulla gamba e vanno a stringersi in fondo e hanno poi il risvoltino qui. Sono veramente molto calde, bellissime, mi piacciono un sacco. E appunto sono queste qui nere. E poi le ho prese anche in grigio e sembra quasi una lana il tessuto. Vediamo se c'è ancora l'etichetta, vi dico la composizione. No, è 80% poliestere, 15 cotone, 5 elastan. Mentre gli inserti sono poliestere e poliuretanica. Insomma, sembra veramente, cioè, da quanto è caldo il tessuto e da come lo sento toccandolo, sembrano di lana, sono veramente caldissime, sono uguali a quelle che vi ho appena fatto vedere. Sono fatte nello stesso modo, con le cerniere, risvoltino in fondo. E hanno però questa stampa bellissima. Invece il risvoltino ha tutti questi puntini. E questi appunto li ho pensati con una maglia aderente nera, nera, il pantalone così, le scarpe che vedrete fa un po' e sopra quel camicione lungo che fa chic, secondo me fa chic, elegante, ma non troppo, e belli, belli, veramente tanto. Passiamo alle scarpe. E allora, hanno aperto da poco qui vicino a casa mia Pitta Rosso e io avevo assolutamente bisogno di un paio di scarpe per questa stagione dove non è ancora troppo freddo da mettere gli UGG, però non è nemmeno caldo da mettere lo stivaletto tipo quello che ho di Nero Giardini che vi ho fatto vedere nel precedente haul. E sono andata con Manuel, sarei rimasti dentro almeno un paio d'ore perché non sapevo assolutamente decidermi. Io volevo tipo dei biker boots. Manuel assolutamente mi ha detto: no, amore, prenditi un paio di scarpe serie, non sempre le solite cose così, insomma, tanto ti servono appunto per andare al lavoro. Ali sta facendo casino. E insomma, Manuel mi ha regalato questi qua. Sono della Canguro, hanno costato 55,90 euro e sono degli simil Timberland per intenderci, però sono anni che io dico le prendo, non le prendo queste Timberland, boh, perché mi piacciono ma non mi piacciono, cioè non so neanche io come spiegarvi. E queste mi sono piaciute perché hanno tutta la parte interna con questo peletto qua finto, che si può risvoltare così, quindi potete tenere o la parte qua, l'aletta dritta e questo qua risvoltato, potete tenerlo tutto dritta, qui dritto, qui risvoltato. E quindi mi sono piaciute e le sto utilizzando tantissimo, non solo per andare al lavoro. Sono caldissime, sono ovviamente comodissime perché
sono assolutamente comodissime e, cosa che non pensavo, si abbinano veramente a tutto perché stanno bene con, tranne con una tuta da ginnastica fucsia per dire, stanno bene veramente con tutto, col jeans stanno divinamente, stanno bene anche con un pantalone nero. Magari io di solito metto un leggings nero e una maglia che ha qualche dettaglio di quel colore, tipo quella che vi ho fatto vedere di The Zenith, e mi stanno piacendo veramente, veramente tantissimo. Sono soddisfattissima, sono contentissima. Poi me le ha regalate e quindi mi piacciono ancora di più. Un altro paio di scarpe, vi dicevo in un precedente video che io compravo scarpe dei cinesi, basta, io e i cinesi ci siamo separati. E volevo un paio di scarpe col tacchetto un po' più carine, stile parigino, così, che siano magari anche comode, che non debba morire come le altre scarpe che avevo acquistato l'anno scorso, che mi fanno morire anche se sono in pelle, cioè fanno un male, ecco, assurdo. E ho trovato queste, la marca è Primo Piano, sono appunto in pelle, hanno costato 45,90 euro. Emanuele, quando siamo andati a prendere queste, mi ha letteralmente stupito perché di solito non andiamo assolutamente d'accordo sulle scarpe che piacciono a me e quelle che secondo lui sono carine. Queste sono appunto le scarpe in questione. A me piacciono tantissimo. Hanno appunto questo dettaglio, qui sono in vernice, invece qui sono in pelle e sono veramente, veramente carinissime. E da quel poco che appunto le ho provate in negozio, sono anche comodissime. E appunto le vedo benissimo con i pantaloni che vi ho fatto vedere prima, cioè ci stanno divinamente. E con un vestitino anche stanno benissimo, magari con il giubbottino in similpelle, da dare quel tocco un po' roccheggiante. O se no con un capottino che adesso vi faccio vedere. Ho acquistato anche questo un po' di tempo fa, ma ve lo devo assolutamente far vedere. Ecco, e queste erano appunto le scarpe. Ho anche qualcosina di make up, ve lo faccio vedere magari alla fine. Ok, ditemi voi, vi prego, cos'è questo cappotto? È favoloso, cioè io l'ho visto, me ne sono innamorata e ho detto no, lo prendo, non mi interessa quanto costa. Insomma, ragazza, era pure in saldo, l'ho pagato attorno ai 20 euro ed in una lì. E io, tra parentesi, adoro Nuna Lì, è che non, purtroppo non ce l'ho vicinissimo a casa e quindi non posso andare, cioè non ci vado spesso, però hanno dei capi che sono qualcosa di favoloso, assolutamente. E cioè, io vorrei sapere a chi non può piacere una giacca del genere. È bellissima, a parte che ha tutto questo interno con queste rose stilizzate bianche, ha questa parte fuori che è appunto trapuntata e ha la catenina come decoro qui. È bellissimo. Dopo, se voi risvoltate la manica, cioè, tatà, cioè, è bellissimo. Io lo amo. Lo amo, è bellissimo, poi ha la cernierina qui di lato e ho postato anche una foto su Instagram con questo cappotto che ha ricevuto anche qualche mi piace. Ah, vi ricordo ragazze che qui sotto nell'info box, quindi aprite, trovate tutti i link ai miei vari social network. Quindi se non mi seguite e avete piacere appunto di seguirmi, perché ad esempio su Instagram pubblico giornalmente una o più foto. Di rado capita che ne pubblichi, sì, almeno una al giorno o una ogni 2 giorni io la pubblico. E appunto questo è il cappotto, bellissimo. Poi mi devo comprare una borsa seria per il periodo invernale, cosa che non ho ancora fatto perché ho tutte quelle dei cinesi, OVS, quelle cose lì. E ieri sono andata in uno spaccio che c'è qui vicino a casa mia e io non c'ero mai andata perché boh, non lo so neanche io perché non ci sono mai andata e ho visto la mia borsa. Cioè, dovete sapere che io adoro in questo periodo la postina di Zanellato, però sapete tutti cosa costa. E ieri appunto siamo andati a fare un giro in questo spaccio e ne ho vista una simile che appunto è nei miei prossimi.
acquisti. Tutto questo per dirvi che da una lì, quando ho preso quel cappotto lì, ho preso anche questa borsa qua in similpelle, che ha appunto questa forma tondeggiante. Ecco, io adoro le borse fatte in questo modo. Il problema è che dentro, per trovare qualcosa, diventi scema ogni volta. E quindi sì, la sto utilizzando, però non vedo l'ora di prendermene una di quelle che apri, fai così e ci vedi tutto, tipo la postina. Tra parentesi, quella che io ho utilizzato quest'estate, che mi è stata appunto regalata, è di Zanellato, che è appunto l'azienda che fa la postina, ed è qualcosa di favoloso perché tu fai, tss, apri, guardi dentro, trovi tutto all'istante. E secondo me è una cosa fondamentale, soprattutto per noi mamme che nella borsa ci buttiamo dentro di tutto, ma proprio di tutto. Infatti, mia suocera ce l'ha identica. Magari vieni qua, viene qua, le mettiamo tutte e due nel divano e prende sulla mia e fa: no, questa non deve essere la mia, che cacchio ci metti dentro? Ecco, questa è appunto la borsa che non vi apro perché, anzi, vi la apro, vi faccio vedere così: è stracolma di cosine, se vedete, e l'interno è fatto così. Cioè, lei è carina anche che è un casino trovarci le cose dentro. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Vi faccio vedere degli acquistini make-upposi. Non sono tante cose, però potevano non essere delle tinte labbra? Allora, ho acquistato queste tre tinte di Kiko, di non mi ricordo assolutamente quale linea, però purtroppo non sono nella collezione permanente, è un'edizione limitata, e sono rispettivamente la numero 1, la numero 3 e la numero 6. La numero 6, ragazze, è quella che indosso in questo momento, che è appunto questo rosso. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ok, non riesco a mettere a fuoco, ragazze, devo aver toccato qualcosa nella videocamera. È appunto questo rosso scuro e mi piacciono tantissimo. Unica pecca è che hanno questo scovolino qua che non si capisce perché l'abbiano fatto così. Ce lo vedete che è a palline? E quindi si fa fatica ad essere molto precise. Ma grazie a questo specchio della Babyliss che vi fa vedere qualsiasi pelo anche che sta pensando di crescere, perché è un 8x, riesco ad essere abbastanza precisa. Infatti spero apprezzerete questa precisione nel make-up, che appunto riuscite a notare. Ecco, se io non faccio le sceme in ogni video, non siamo contenti. Poi, questo è il numero 01 che mi sta piacendo veramente, veramente tantissimo. È un rosa nude, carinissimo. Magari poi vi faccio gli swatch sulla mano e ve li mostrerò in fase di montaggio. E l'ultimo è questo qui, che è una sorta di rosa salmone antico, che anche questo è veramente molto bello. Io spero che Kiko sinceramente l'inserisca nella linea permanente, perché sono carinissimi, durano tanto, non come le tinte di Wycon che sono le mie preferite, però purtroppo, se avete visto il mio video precedente, sapete che da me Wycon è scomparso. Perché Wycon? Te lo ripeto, perché. E niente, questi sono appunto i tre rossettini. Vi farò presto il room tour invece per quanto riguarda salotto, cucina, tutte le varie cose della casa che abbiamo sistemato. Ve le farò magari verso il periodo natalizio, così abbiamo fatto anche le decorazioni, è un po', ancora un po' più carino, insomma. Questo era tutto, ragazzi. Io scappo perché oggi pomeriggio devo andare al lavoro, sono le 11:30, devo fare da mangiare, andare giù da Alessandro perché ha iniziato a fare fuga dal box. Infatti prima l'avevo messo lì nel suo box con un po' di giochini, sento la pallina rimbalzare, ho detto: Madonna, cos'è successo? Vado giù, era là che correva e giocava con la pallina. E quindi mi do una mossa e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!